Sorta alle estreme pendici sudorientali del Vesuvio, la città di Scafati nasce in un periodo non ben precisato, sebbene la sua origine sia inequivocabilmente legata al fiume che l'attraversa, il Sarno, menzionato talora in termini di schietta ammirazione già da poeti e scrittori dell'antichità classica. Sta di fatto che la direttrice di congiunzione e quindi di traffico tra le due più importanti città della Campania in epoca romana, Pompei e Nuceria Alfa Terna, passava per il centro della Scafati attuale, dove l'esistenza di un ponte in muratura attraverso il fiume è ben documentata da un epigrafe e dal rudere di una delle spalle che permette di ipotizzare lo sviluppo graduale di un piccolo insediamento nelle immediate vicinanze. L'attuale territorio di Scafati, del resto, ospitava, in quanto agero orientale di Pompei, innumerevoli ville rustiche per la conduzione di fondi agricoli e per la residenza dei loro proprietari, confermate da scoperte archeologiche già a partire dall'Ottocento. L'eruzione vesuviana del 79 d.C. aveva sigillato infatti il destino dell'Ager e le fonti tacquero per svariati secoli. Ma il fiume continuò a scorrere e a tempo debito la proto Scafati divenne uno dei centri più sviluppati per quel che riguarda il commercio nell'agro sarnese nocerino. Ed è proprio al fiume che la città deve la propria denominazione. Il toponimo Scafati deriva infatti dal termine scafa col significato di battello fluviale, mezzo fondamentale soprattutto per la navigazione commerciale e per il traghetto di persone e piccoli mezzi di trasporto. Oggi Scafati è una città di oltre 50.000 abitanti, situata nella parte nord-orientale della provincia di Salerno, a confine con Pompei e quindi con la provincia di Napoli. Ma la città che oggi ci apprestiamo a raccontare ha corso il rischio di essere rasa al suolo nel corso della Seconda Guerra Mondiale e precisamente attorno al 28 settembre del 1943. Il giorno 9 di questo stesso mese, gli alleati sbarcarono in forza nel Golfo di Salerno per liberare la penisola dall'oppressione tedesca, a cui anche Scafati era costretta. A salvare Scafati da una sicura distruzione fu un giovane tenente colonnello dell'esercito inglese, Michael Forrester. L'ufficiale aveva raggiunto Nocera Inferiore la sera del 27 settembre con il suo battaglione, pronto a sferrare l'attacco a Scafati il giorno successivo, per poi proseguire verso Napoli. Venuto a conoscenza da parte di alcuni partigiani scafatesi dello schieramento difensivo nemico in paese e della distruzione effettuata dai tedeschi di tutti i ponti stradali e ferroviari sul fiume Sarno, con la sola eccezione di quello nel centro di Scafati, Forrester saggiamente decise di tenere in debita considerazione le notizie fornitegli dai partigiani, che si offrirono anche di guidare un contingente appiedato britannico alle spalle delle postazioni tedesche, attraverso un percorso che avrebbe consentito di prendere il nemico alle spalle. La manovra tattica si concluse con successo, salvando il ponte, peraltro già minato, che se fosse stato demolito avrebbe portato a massicci bombardamenti aerei anglo-americani per indurre i tedeschi a non ostacolare ulteriormente l'avanzata verso Napoli, con l'inevitabile conseguenza della distruzione totale della città di Scafati, già pesantemente vittimizzata alle incursioni aeree nei mesi precedenti. Il coraggio dei cittadini di Scafati e la sagacia militare dell'allora 27enne ufficiale inglese risparmiarono dunque alla città una ben triste sorte. L'episodio della battaglia di Scafati, ben evidenziato nella storiografia britannica della guerra, è rimasto a lungo sconosciuto agli stessi scafatesi, che fino a poco tempo fa non associavano la liberazione della città alla figura del giovane ufficiale. Solo in un secondo momento, grazie al meticoloso e appassionato lavoro di Angelo Pesce, autorevole storico della città di Scafati, è stato possibile riconoscere l'alto sentimento di gratitudine dovuto a Michael Forrester. Per tale motivo inizia a delinearsi, prima in maniera tenue, poi sempre più stretto, un rapporto oggi ampiamente consolidato tra Scafati, l'unità di appartenenza di Forrester, il Queen's Royal Regiment, e la rappresentanza diplomatica inglese in Italia. Già nel 1993 Scafati accoglie quello che ormai è divenuto una celebrità locale, nell'occasione del cinquantenario della battaglia del 28-29 settembre. Michael Forrester ripercorse i luoghi, le strade, gli angoli che cinque decenni prima lo avevano visto impegnato in una concitata azione militare, riportando alla mente ogni singolo istante dell'azione vittoriosa, resa possibile dall'assistenza fornita dai partigiani, riconosciuta poi con la medaglia d'oro alla resistenza conferita alla città.
Scomparso nel 2006, incredibilmente in connessione ad una vecchia ferita di guerra, Michael Forrester è stato ricordato dalla città di Scafati il 28 settembre 2008 con una lapide eretta nel centro cittadino. A rafforzare nell'occasione questo legame italo-inglese è stata la presenza a Scafati dei familiari del valoroso colonnello, assurto nel tempo al grado di generale di divisione, del console generale inglese a Napoli, dell'attaché militare dell'ambasciata del Regno Unito a Roma e di un giornalista di una delle testate più famose al mondo, il Times di Londra, che incaricando il suo corrispondente in Italia di seguire l'evento cittadino, ha proiettato, con il lungo articolo comparso sul quotidiano già il giorno successivo, la città di Scafati nel più ampio panorama internazionale. Oggi Scafati si presenta come una città ricca di cultura e tradizioni. Il territorio viene mosso da interessanti iniziative e diversi sono i luoghi da visitare. Suoni, colori, musica, sapori. Ogni particolare contribuisce a rendere Scafati uno dei centri di rilievo dell'agro sarnese nocerino. La sua villa comunale, oggi denominata Parco Meyer Freytag, in omaggio ai due industriali svizzeri che lo crearono e che per un secolo, dal 1824 al 1924, fecero di Scafati uno dei principali poli dell'industria tessile della Campania, estendendosi per circa 17.000 metri quadrati, è uno dei parchi più vasti, ricchi e pittoreschi della provincia. Situato lungo il corso del fiume a ridosso del centro cittadino, a valle dello storico ponte di Scafati, esso richiama la visita di centinaia di persone al giorno, provenienti anche dai paesi contermini. Tra splendide aiuole ed ombrosi alberi secolari, è possibile ammirare anche un raro esemplare di Jubea spectabilis, una palma di origine sudamericana tra i più grandi al mondo. Contigua alla villa e parte dello stesso complesso è l'attuale casa comunale denominata Palazzo Meyer, nell'Ottocento residenza di Giovanni Giacomo Meyer, fondatore dell'opificio tessile e creatore del parco come giardino di famiglia. Il 7 novembre del 1999 a Scafati, a testimonianza della grande volontà dei cittadini a portare avanti le tradizioni, è stata fondata una scuola della canzone napoletana intitolata al grande maestro Roberto Murolo. Scafati, infatti, dal punto di vista musicale, si contraddistingue per una profonda e radicata cultura di musica popolare. A farla da padrone in tale campo sono due generi: la cantata a fronne e limone, particolare canto campano eseguito senza accompagnamento strumentale, spesse volte utilizzato in passato per comunicare a distanza con i reclusi, e la più conosciuta, tamburriata, che prende il nome dal particolare tamburello che scandisce il ritmo durante l'esecuzione, detto appunto tamborra. Ed è proprio scandita dalla magica atmosfera di questo strumento che si festeggia ancora oggi, nel periodo primaverile, una delle feste più emblematiche di tutta la piana del Sarno, la festa della Madonna dei Bagni. Situato nella contrada omonima, alla periferia orientale di Scafati, il santuario, di origine seicentesca, apparteneva un tempo al comune di Angri, per poi passare a quello di Scafati come compensazione per la vendita di una vasta parte del suo territorio, al momento in cui nel 1928 fu concessa a Pompei l'autonomia comunale. Il santuario che oggi siamo abituati a vedere è stato in effetti edificato a più riprese. In principio la struttura, a quanto pare, non era altro che una semplice edicola votiva elevata alla Madonna da mani sconosciute. È solo nel 600 che questa viene sostituita da una cappella rurale con alcuni locali atti al ricovero dei pellegrini, che col passare del tempo divennero sempre più numerosi, suscitando la necessità di ampliare la struttura. Il complesso è oggi caratterizzato da una bella quanto imponente facciata che risale ai primi del Settecento, composta da sinuose linee tardo-barocche ed affiancata da un campanile a pianta quadrata. La denominazione di Madonna dei Bagni, acquisita solo in un secondo momento, è dovuta alla presenza nei campi, non lontano dalla chiesa, di una piccola pozza di acqua miracolosa, a cui un'antica tradizione assegnava la capacità di guarire i pellegrini affetti da malattie cutanee che vi si immergevano. Il rituale, vivo ancora oggi, vuole che ad adornare la fonte, non più balneabile per motivi igienici e di sicurezza, siano fiori di papavero e camomilla, nonché petali di rosa, che una leggenda, diffusa anche altrove, narra vengano benedetti da un angelo la notte precedente la festività. L'acqua, dunque, al tempo stesso ritenuta fonte di guarigione dalle sofferenze corporee,
segnale dell'inizio di nuova vita dello spirito. Ad illustrare negli ultimi 2 anni la visione rigeneratrice della già prodigiosa fonte, ci ha pensato l'artista Giancarlo Pignataro con un maestoso affresco ripartito in 4 vele, realizzato sotto la cupola che sovrasta il transetto del santuario, dove ognuna delle sezioni del dipinto narra efficacemente i momenti dell'immaginario popolare che hanno portato alla notorietà religiosa del luogo. La Madonna che ivi si venera è raffigurata in un grande quadro di fattura 600, opera di un non meglio conosciuto Simone Villano di Torre del Greco, posto sull'altare maggiore della chiesa, in cui compaiono in alto su di una nube la madre e il suo figliuolo che regge una croce simbolica del suo futuro sacrificio, circondati da angeli osannanti, mentre il registro inferiore è occupato dalle figure dei 2 santi di nome Giovanni, il Battista e l'Evangelista, con i rispettivi attributi. Tra di essi è inserita una scena assai animata della fonte miracolosa. Il luogo di culto, a 3 navate, è ornato da stupendi rivestimenti e altari marmorei di epoca 700, nonché, ai 2 lati del presbiterio, da maestosi dipinti con la Natività di Maria e la sua presentazione al Tempio, risalenti al 1910. Altro importante complesso religioso è rappresentato a scafati dal santuario di Santa Maria delle Vergini, principale chiesa cittadina situata presso il ponte che attraversa il fiume Sarno. Il complesso monumentale di epoca rinascimentale, fondato su una sicura preesistenza di epoca sconosciuta, comprende la chiesa, i locali dell'Arciconfraternita, risalenti questi al 1860, ed alcuni nuclei di servizio, e appare integrato in un unicum continuo con il fiume che lo costeggia, intrecciando con questo un gradevole rapporto paesaggistico. Nota è anche l'epoca del campanile in pietra lavica vesuviana e laterizi che si affianca al complesso. Esso fu costruito nel 1903 per rimpiazzare quello precedente che rischiava di crollare. Tra le numerose opere di rilevante interesse storico-artistico ospitate nella chiesa, sono da annoverare un maestoso polittico 500 attribuito a Decio Tramontano che domina l'altare maggiore, composto da ben 12 riquadri. Le figure centrali sono rappresentate dalla Madonna col Bambino, l'Adorazione dei Magi e la Deposizione di Cristo. Diversi pregevoli dipinti tra il 500 e il 700 e il fonte battesimale marmorio realizzato a Napoli nel 1761. Nella contigua cappella dell'Arciconfraternita, sull'altare maggiore, è collocata la statua a lignea di Santa Maria delle Vergini, patrona di Scafati, che rimonta al 1713. In linea con eventi soprannaturali relativi a consimili circostanze, la devozione locale vuole che tale statua fosse destinata ad un paese diverso da Scafati, ma che qui giunta su di un carro, nell'attraversare il ponte cittadino, divenne impossibile procedere a causa di un improvviso considerevole appesantimento della stessa. Solo una volta presa la decisione di trasferirla nel vicino tempio, fu possibile spostare nuovamente la scultura. In principio, la chiesa di Santa Maria delle Vergini, come ricorda l'epigrafe che percorre il tamburo della cupola della chiesa, fu dedicata a Santa Maria del Parto. Per tale motivo, l'effigie di cui si parla la raffigura incinta. La Madonna è così considerata dai cittadini di Scafati e dai tanti devoti che giungono sul luogo a venerarla la protettrice delle partorienti, duplicando di fatto il ruolo di sua madre, Sant'Anna. La festa che la città di Scafati dedica alla sua patrona si celebra infatti nell'ultima domenica di luglio, periodo in cui ricorre anche la celebrazione di quella di Sant'Anna. A San Pietro Villaggio, una delle frazioni di Scafati, è possibile ammirare ciò che resta a seguito di un disastroso terremoto nel 1564 dell'antica abbazia di Santa Maria di Realvalle, costruita per volere di Carlo I d'Angiò in celebrazione della battaglia di Benevento. Assieme all'abbazia di Santa Maria della Vittoria a Scurcola Marsicana, di cui però sopravvivono in pratica soltanto le mura di fondazione a fil di terra o poco più, queste abbazie furono erette a testimonianza delle 2 vittorie conseguite dal casato angioino sugli eredi di Federico II di Svevia per la conquista del Regno di Sicilia, in nome e per conto del papato. Quella di Scafati, a ricordo della vittoria su Manfredi nella battaglia di Benevento 1266, e quella di Scurcola su Corradino, nella battaglia di Tagliacozzo, 1268. L'abbazia, il cui chiostro ospita uno splendido agrumeto, è oggi affidata alle suore alcantarine,
a cui pervenne per donazione alla fine dell'Ottocento. Convivono quindi a Real Valle testimonianze di fede che spaziano sull'arco di oltre 7 secoli e memorie architettoniche che vanno dal gotico francese attraverso il barocco fino ai tempi moderni. Visitare Scafati oggi vuol dire fare un tuffo nel suo passato. Attraverso i santuari, le strade e i vicoli è possibile assaporare l'importanza della tradizione, il culto della storia, la vivacità del rito. Guidata dal sindaco Pasquale Aliberti, l'amministrazione comunale si sta prodigando per valorizzare ancora di più i beni storici e artistici della città, come il polverificio borbonico del 1851, i vecchi quartieri cittadini, nonché per rilanciare le antiche tradizioni e i prodotti locali, come il mercato del contadino, mantenendo tuttavia uno sguardo attento su nuove iniziative. A Natale Scafati diventa un vortice di luci e canti. Il presepe artistico, i concerti, il maestoso albero al centro della città calano le strade di Scafati in quella magica atmosfera che solo il Natale sa regalare. Non mancano di essere organizzati inoltre convegni, progetti, tavole rotonde, in armonia con le proposte e le esigenze dei cittadini tutti, che sono parte attiva nella valorizzazione del territorio. Vecchio e nuovo, sacro e profano, balli, musica e tante nuove iniziative dunque per accentuare la naturale vitalità del territorio e della sua gente. Scafati si presenta come un luogo in cui non mancano spunti storici, culturali, religiosi che ben si inseriscono nel più vasto panorama della tradizione campana ed è indubbiamente avvantaggiata con Pompei per quanto attiene la programmazione e la logistica degli itinerari turistici.